Benvenuti e benvenute a 10 minuti, un libro. Nella puntata di oggi parleremo con Vanina Migliorini e parleremo del libro di Massimo Fagioli, Il pensiero nuovo, edito da L'Asino d'Oro Edizioni. Ciao Vanina, di nuovo qui. Ciao. Sono molto felice di tornare a parlare, insomma, del pensiero di Massimo Fagioli e con te in generale di temi così appunto attuali che riguardano tutti e tutte noi. Ovviamente Massimo Fagioli è un grandissimo, insomma, psichiatra e tu stessa lo sei, quindi la domanda forse da cui vorrei partire, la prima, ecco, e principale è proprio il ruolo che oggi, no, nella società poi la psichiatria ha, visto che parliamo di questo pensiero nuovo. Allora, io direi che oggi la psichiatria ha un ruolo come sempre importante, ma stiamo assistendo a un momento particolarmente critico, direi, perché da una parte è come se alla psichiatria la società intera ponesse delle domande importanti e imprescindibili, contemporaneamente al fatto che la psichiatria sta invece attraversando, o forse proprio per questo, un momento anche di particolare difficoltà e di crisi. Che intendo quando parlo di domande? Intanto è, credo, un'evidenza proprio per tutti che c'è una domanda di salute mentale che sta ponendo la società. E non parlo di malattia mentale perché io non credo che si sia di fronte a un'emergenza nel senso di un aumento della malattia mentale, ma c'è proprio una domanda invece di salute che proviene dalla società, proviene soprattutto dai ragazzi, dai più giovani, ed è una domanda di salute che non riguarda solo la sanità, perché è come se la salute mentale fosse riconosciuta giustamente come un diritto che la società chiede nei rapporti uomo-donna, nei luoghi di lavoro. Certo, e quindi questa domanda necessita di risposte non solo sanitarie ma anche proprio culturali. E poi ci sono, ahimè, dei fatti di cronaca che comunque, pensiamo ai femminicidi, ma pensiamo a una serie di reati, che comunque pongono una domanda alla psichiatria perché chiedono si tratta di malattia o non si tratta di malattia. Ecco, in tutto questo, dicevo, invece la psichiatria attraversa un momento di crisi. Attraversa un momento di crisi che tra l'altro ha radici lontane. Storiche e profonde. Assolutamente sì, ha radici storiche e profonde, perché d'altra parte è come se la psichiatria commettesse un po' però sempre gli stessi errori. Quando o cerca le proprie cause in una dimensione biologica, organica, quindi attribuisce le cause alla biologia, allora però la cultura, il rapporto non c'entra più niente. Sembra Cesare Lombroso. Insomma. Stile Lombroso, esattamente. Oppure quando richiama in causa il rapporto o la cultura, però perde il rapporto con la medicina e allora la malattia diventa generica sofferenza, ma non si capisce più nemmeno, soprattutto non si sa più distinguere e si perdono i concetti di diagnosi e di prognosi. Ora, il pensiero nuovo porta una novità sostanziale in questo tipo nell'attualità, ma soprattutto nella crisi che riguarda la psichiatria, e cioè ci dice che sostanzialmente il nostro punto di interesse, il nostro focus di lavoro e di osservazione deve essere la realtà mentale non cosciente, quindi questo patrimonio appunto di affetti, di immagini e di sensibilità. Lì dobbiamo andare a guardare, lì dobbiamo andare a lavorare, perché lì c'è l'origine di salute e di malattia. E in questo senso, in questo lavoro, oggi ci sono, ad esempio, non so, chiedo, delle difficoltà nel farlo, delle difficoltà magari nell'integrare, ecco, questo lavoro di ricerca con gli altri aspetti poi della vita oppure della salute, della cultura? Allora, ci sono, perché sembrerà incredibile, ma intanto è molto difficile in psichiatria, proprio anche nella storia della psichiatria, trovare intanto un'idea di salute. Intanto è sempre stato difficile perché questo aspetto di malvagità o di cattiveria o di malattia
è sempre stato riconosciuto come connaturato all'uomo, quindi quasi naturale. Partire da un'idea invece non di malvagità o di malattia connaturata, ma di salute, consente di definire e di distinguere bene e quindi di poter rispondere a una domanda che viene dalla società e che ti chiede di distinguere se una crisi è patologica o se è fisiologica, insomma. Beh, è una grande sfida, come dire, ai giorni d'oggi. No, volevo tornare a quello che hai detto all'inizio sulla richiesta, no, nell'attenzionare la salute mentale in tanti aspetti della nostra vita. E hai parlato del lavoro, io nella puntata precedente ho citato questo meccanismo, no, del criceto sopra la ruota, si parla tantissimo di burnout e poi di tutti poi i comportamenti che arrivano quasi al limite. In base a, insomma, anche allo stesso Fagioli, allo stesso libro e alla tua esperienza, come poter, qui torno sul pratico, rielaborare un pensiero nuovo, un approccio nuovo a tanti aspetti ormai della salute mentale che vacillano. Intanto bisogna, secondo noi, secondo il pensiero nuovo, tenere di conto veramente un'idea di salute che esiste, ma soprattutto un'idea nuova di salute mentale che è profondamente legata e che è funzione non tanto della coscienza e del comportamento, ma di questa realtà mentale non cosciente, che è direttamente legata e funzione di questo mondo di sensibilità e affetti, di cui poi coscienza e comportamento sono una conseguenza, o si deve guardare loro in termini di sintonia con questa componente. Ma soprattutto smettiamo anche di concepire la salute mentale come qualcosa di fisso, di rigido. Deve essere un concetto più dinamico, che segue fondamentalmente quelli che sono i passaggi fisiologici della vita. La vita è piena di passaggi, di stimoli, di rapporti, di separazioni, per cui salute mentale è sapersi rapportare e quindi anche poter entrare in crisi, ma anche uscire dalla crisi, potersi separare e andare avanti. L'importante è non perdere mai questa dimensione di affetti, ecco, perché per contro invece forse possiamo individuare la malattia in una dimensione più piatta, più rigida, più fissa, ma soprattutto che ha perso questo mondo e quindi che ha perso gli affetti in una dimensione di anaffettività. Ecco. Quando parli appunto di in questa come dire, area, no, degli affetti e questa materia quasi inconscia, tra virgolette, potresti magari per chi non mastica questi termini spiegare un pochino meglio a che cosa ti riferisci, perché credo poi sia interessante lavorarci su, no? È vero, perché da una parte mi viene da dire ogni tanto si sente parlare, no? Sì, c'è un abuso, c'è quasi un abuso. E se si guarda bene, in realtà quando si parla di emotività è sempre, però lo si fa sempre in una maniera funzionale e finalizzata alla performance, per cui l'emotività semmai va controllata, le emozioni vanno controllate perché appunto bisogna funzionare. L'affettività, nel senso in cui noi lo intendiamo, è invece qualcosa che non solo non va controllato, ma che deve emergere perché è una sorta di risonanza emotiva con la vita, quindi deve muoversi e fluttuare esattamente come è dinamico il movimento della vita. È interesse per l'altro, è una sorta di movimento naturale e vitale degli esseri umani, ecco. Anche la parte, come dire, più istintiva, no? Sì, cioè, anche con il limite, ovviamente. Sì, anche se il discorso degli istinti è un discorso che ci può far cadere in un tranello, perché l'istinto è qualcosa di geneticamente determinato e quindi è qualcosa che forse appartiene di più agli animali, ecco. E quindi come la possiamo gestire questo binomio? È che non la dobbiamo gestire l'affettività, ecco, è qualcosa che deve muoversi esattamente come si muove. La mia terapeuta mi dice sempre che abuso del termine gestire, forse perché... Esatto, ma questo è il rischio in cui si corre proprio perché... c'è questa visione dell'essere umano, ecco, che va sempre controllato perché
è come se si dovesse mettere un tappo e quindi si rinforza la ragione, perché altrimenti la sua natura è naturalmente cattiva o sbagliata o malvagia. Il pensiero nuovo propone un rifiuto radicale e un cambiamento sostanziale, perché invece si nasce sani e naturalmente propensi invece al rapporto e alla socialità, semmai ci si ammala. Questo è un grandissimo discorso e lo riaffronteremo, spero, insomma, nella prossima puntata che passeremo insieme, nei prossimi 10 minuti, appunto, nei quali parleremo ancora di fagioli di questo libro. Nel frattempo ti ringrazio perché, insomma, ho voluto chiederti una piccola spiegazione, perché credo, appunto, ci sia una facilità nell'utilizzare certi termini anche nella comunicazione mainstream, che invece vanno appunto definiti per bene. Quindi grazie mille e, come sempre, ringrazio te e ringrazio a tutti gli spettatori e le spettatrici, e vi do appuntamento alla prossima puntata. Thank you.